Io sto diventando grande, lo stiamo diventando tutti. Comunque, vabbè, belle note, bei ricordi anche con questa canzone. Comunque, va bene, dai, Si torna 12, eh sì, all'85, si torna al sì. 1985 Che bello, proprio. c'avevo tutti i capelli ancora belli, che meraviglia. Vabbè, Io pensavo solo ai cartoni animati, alle sì, cornicette, avevo 5 anni nel vabbè, no, 85. io un po' di più, ahimè, o ai noi, Paolo Noi. Ecco, Cochi. io già pensavo a questa vicenda che si concludeva, quella che stai per introdurre. Eh già, allora infatti ci siamo. Adesso apriamo questa pagina, anzi la riapriamo perché è stato veramente ospite un amico ormai ovviamente di questo format, scrittore, giornalista e soprattutto, come si dice in gergo, dentro al pezzo. Ovviamente dei casi purtroppo non belli, non si parla di festicciole, non si parla di eventi insomma da tappeti verdi o rossi, ma si parla ovviamente di momenti efferati e omicidi. E quant'altro, e non solo, e c'è ancora uno di questi aspetti che ancora tiene banco e sarà ovviamente anche protagonista del suo prossimo lavoro, al di là di ogni ragionevole dubbio, un libro che da gennaio sarà nuovamente in edicola, Le diciamo librerie. le librerie, sì, chiedo scusa, diciamo che quasi con un aggiornamento già del precedente che è già uscito, a gennaio ovviamente ci sarà questa nuova pubblicazione. Si parla del mostro di Firenze e ne parliamo proprio con Paolo Cochi. Ciao Paolo, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti voi. Ciao Paolo. Ciao. Allora, ancora questo caso non si chiude? No, è ancora aperto giudiziariamente. Apertissimo, cioè. Apertissimo e incerto. Da 50 anni nacque nell'agosto del 68, questa storia inizia e tutt'oggi Agosto 68, attenzione, sì. cioè E veramente una vita fa, una vita c'è fa. un'indagine aperta, due fascicoli, uno per depistaggio aperto proprio di recente E dal infatti. procuratore capo di Firenze. E che riguarda appunto determinati aspetti dell'indagine, perché non si è chiarito poi se i compagni di merende fossero o meno responsabili di Parlavamo di questi. ultime novità, Paolo, insomma, qui si parla anche di questa perizia che ricordavi proprio tu, che smentirebbe la prova Regina su Pacciani colpevole. Sì, è una perizia fatta fare di recente dal magistrato, il dottor Turco, che si occupa delle indagini, è stata fatta fare al perito balistico Davide Minervini, il quale, questa è una notizia che riporta il quotidiano La Nazione, il quale afferma che la prova, quindi il bossolo ritrovato nell'orto del Pacciani, quindi la prova regina Sì, che certo. lo inchiodava al processo, è stata artefatta. Questo all'epoca furono fatte delle perizie che invece dicevano il contrario. Ora sembra Cioè, che spieghiamoci meglio, artefatta, cioè, cosa vuol dire? Cioè, qualcuno ha la mano messa e quindi c'è la manomessa. frode processuale, c'è la frode. Mamma mia. Qualcuno voleva probabilmente incastrare Pacciani. E questo sarebbe una notizia grave che purtroppo trova pochissimo spazio nelle testate nazionali. E io la volevo rimettere nuovamente in evidenza, come ho fatto su Fanpage, un'altra testata giornalistica e credo che sia un qualcosa di estremamente grave. Cioè, ma non parlo al collega, parlo ovviamente, diciamo, a chi facciamo finta abbia soltanto letto, visto, informato, anche per curiosità, insomma, e quant'altro ancora. Ma tu pensi che davvero, cioè, questo signorotto anche attempato con l'età, anche un po', cioè, veramente banale, insomma, nelle Parliamo di movenze di Pacciani? Pacciani, sì, No, ma possa essere assolutamente. stato lui? Cioè, io non ci ho mai creduto, cioè, No, non. assolutamente, io penso assolutamente di no, ma è un'opinione mia personale, come assolutamente non credo entrino in gioco i famosi compagni di merende che erano degli, diciamo, emarginati un po' dalla società, e questa è una caratteristica un po' della vicenda del Mostro di Firenze, dove dapprima si andò a incolpare, a condannare i sardi che erano gli immigrati di Gli adesso, immigrati, no? sì, Quindi davvero. rapportato al tempo Certo. odierno, un po' gli immigrati di adesso, si è sempre cercato, un po' la comunità fiorentina ha sempre
un po' cercato questo mostro all'esterno del come se non volessero, come se non volessero, cioè, che, un che... mostro in casa propria, insomma. Esatto, esatto. Poi è andato sui compagni merende, quindi emarginati della campagna, della campagna, contadini. Io non visse, ti chiedo scusa Paolo, cioè, sentite veramente di tutti i colori, anche addirittura di chirurghi, e poi sulla di chirurghi, sette, cioè, quindi la setta esoterica, satanica, i mandanti eccellenti. Però siamo sempre sul così, come un qualcosa che non facesse parte del quotidiano della community toscana e in particolar modo fiorentina. Io invece credo proprio che sia in casa proprio. Sì, credo proprio di sì, e questo lo dimostrano. Ma è in casa o sono in casa? No, a mio parere è. È uno, poi è che una persona sola. Sì, che possa aver goduto di complicità, ma non a livello operativo, a livello di altra natura può darsi, insomma, poi dipende dove in che contesto lavorava, ecco, in che ruolo aveva nel... Ma te lo chiedo come te lo chiederebbero tutti, no? Perché e per chi? Cioè, un pazzo così che... Però un pazzo che, cioè, va avanti dal 68, c'è un pazzo... 68 all'85, cioè, voglio dire, 20 anni. 8 duplici omicidi, cioè, che poi magari andremo a analizzare nel particolare, insomma. Fatto sta che ci sono ancora degli indagati, è stata chiesta l'archiviazione da parte del PM, e qui magari vorrei parlarne nella... Ma assolutamente, nella, certo che parte. Sì. Allora, tra pochissimo ne parleremo, linea alla regia. No, se, ma anche se non credo, se la tecnologia potrebbe essere, dare una mano, ritorniamo a parlare ovviamente qui con Paolo Cochi, scrittore, giornalista, insomma, in attesa della sua ultima fatica, che è poi tutt'altro che una fatica, non vedo l'ora che esca, insomma, il tuo prossimo libro che parla di questo caso, Il mostro di Firenze. Ricordiamo, tutto inizia nel 1968, siamo ormai a cavallo del 2000, e c'è chi vorrebbe archiviare, c'è chi invece vorrebbe ancora tenere alta l'attenzione. Beh, ma io allora, però voglio andare un attimo un pochetto nel passato, no? Sì. Che cosa accade nella notte del 1984? Arriva una telefonata ai carabinieri, Paolo. Perché? Sì. E chi è? No, io, allora, prima vorrei fare una specifica sul discorso precedente e dire che la perizia del magistrato, certo, ultima va in contrapposizione con una perizia già precedente del processo. Certo. Chiaramente adesso siamo con tecnologie superiori per le perizie balistiche, quindi... Poi saranno i magistrati a decidere quale, se ci sarà un procedimento, quindi non posso dare un giudizio tecnico, ecco. Quindi, beh, chiaro, certo, ovviamente. Riporto che c'è questa perizia che dice che la prova è artefatta. Per quanto riguarda l'indagine, non c'è un'archiviazione, perché l'archiviazione riguarda la posizione di due ultimi indagati. Una posizione, quindi un fascicolo aperto 3 anni fa, un'indagine, se così vogliamo chiamarla, molto molto sta definita agli indizi molto incerti, molto labili, quindi è andata avanti per 3 anni, una sorta di carneficina mediatica nei confronti di questi due soggetti, ma prove non ne sono state portate. Ricordiamo, 8 omicidi, Paolo, 8, sì. sono. E tu sei convinto che comunque... Duplici omicidi. Duplici, certo, sì, sì, giusto. Sei convinto che sia soltanto una persona? Ma sì, poi al di là questo delle mie... Questo è un pensiero tuo, insomma. Sì, cioè, sì, sì, però al di là delle mie convinzioni personali, ecco, io cerco di portare le notizie in maniera, no, infatti, di cronaca. Certo. E quindi da cronista faccio questo tipo di... quello che ci sarà nel libro. Nel libro ci sarà tanto altro. Ci sarà anche un discorso molto interessante che ho ritrovato riguardo la pistola. Parliamone un attimo, Paolo. Non vorrei dare troppe anticipazioni. Vabbè, una chicca piccolina, dai. Beh, uno spunto investigativo circa la pistola del mostro di Firenze. Questo si basa su relazioni di comandante dei carabinieri, quindi non mia. Io ho preso e ho riportato quanto... Però lascio un attimo... no, fai bene, certo. Suspense, sì. È giusto, giusto. Che giusto. Poi questa pistola si riferisce a una determinata persona e l'indagine poi non va più avanti. Ecco, questo poi è quello che posso dire.
riguardo al discorso telefonata che mi chiedevi Eh sì. all'inizio, è un articolo che ho fatto, era una cosa, diciamo, che era nelle carte, quindi si sapeva, una strana telefonata che arriva la notte del delitto di Vicchio del 1884, dove c'è una persona che non so se abbiamo tempo di illustrarla. Come no? Sì, Sì. c'è una persona che fa riferimento a un fumetto sul Mostro di Firenze che era uscito 2 anni prima e anticipa già delle cose che poi il mostro fa nell'84, quindi quello dice già nell'82, parla già dell'escissione del seno, cosa che non era Quindi non avvenuta. può essere un mitomane. Non può essere un mitomane e soprattutto il personaggio protagonista di quel fumetto si chiamava Farini, Angelo Farini, e questa telefonata di questo individuo con l'accento toscano nella notte alle 4:30 di quella notte si qualifica appunto come Ma pensate, mamma mia. Farini, dando dei riferimenti anche a, perché nel fumetto il personaggio, il mostro muore in un incidente con un autocarro. Nel fumetto uscito 2 anni prima, c'è questo riferimento. Nella telefonata viene menzionato un incidente con un autocarro. Mamma mia, Quindi ragazzi, è abbastanza inquietante questo. più E che come? No, la un'anticipazione. telefonata, la cosa bella è che è registrata, perché a me ha dato questa informazione sia il comandante di allora dei carabinieri, sia la persona operativa che era alla caserma di Borgo, quindi è stata trasmessa in procura. Poi che fine abbia fatto i diretti interessati non lo sanno, però Guarda Paolo, io, vabbè, questa è un'idea mia, me la tengo come tale. Io penso che ci sia da sempre, da anni, cioè da che inizia questa vicenda, da che si inizia a scavare, a cercare una tragica, immensa copertura di qualcuno non so, io ho importante. messo in evidenza questo fatto del fumetto, la bellezza di 8 anni fa. Di Cioè, rendiamoci 8 anni conto, fa. ragazzi. Esistono le coincidenze su queste cose, sì o no? Sì, tantissime, però quando le coincidenze cominciano ad essere molte, magari uno può pensare che Siano un po' meno coincidenze. coincidenze. Come si dice, dopo tre coincidenze diventa una prova. Non è sempre così, però spesso, spesso lo è. Mamma mia, ci A parlerei proposito di tutta la giornata, coincidenze, veramente con a te, proposito di Paolo. coincidenze, Sì. Vanni, che coincidenza, ci chiamano dalla regia. Ma che cosa vuol la Chiara?